Questo era il mio mondo prima di ammalarmi. Questi sono gli appunti del corso di meccanica razionale. In realtà c'è anche un intruso, qui c'è uno schema di meccanica dei soliti. Questi sono i miei appunti, quello che stavo studiando quando mi sono ammalato. Era dicembre del 2001, io ebbi una febbre alta che durò 2 giorni, stetti 2 giorni a letto. Io stavo preparando degli esami, 3 esami difficili, e ebbi questa febbre, ma avevo gli esami da fare, quindi dovetti sbrigarmi, insomma, ad avvicinarmi, a riprendere a studiare. E in realtà, appunto, dopo la febbre riuscii a sostenere gli esami, presi 30 a tutti e tre, feci il secondo miglior compito di meccanica razionale del mio corso. Ma in realtà ben presto mi resi conto che in realtà non riuscivo a leggere. Mi trovavo in un'aula simile a questa, stavo aspettando di verbalizzare uno di quei 3 esami, mi ero portato qualcosa da leggere, questo è il teorema di Eulero, un famoso teorema sugli spostamenti rigidi, che mi interessava leggere, non l'avevamo studiato, e per non perdere tempo. Però mi resi conto che quello che fino al giorno prima io potevo fare, dopo non ero più in grado di farlo. Per me questo era arabo, non capivo nulla, ed ero quindi avevo perso drasticamente le mie funzioni cognitive, non ero più in grado di leggere. Di lì in breve ho sviluppato dei sintomi fisici, una profonda fatica, una fatica severa che non recuperavo mai con il sonno, con il riposo, non aveva importanza quanto mi riposassi, non recuperavo, era impossibile. E ovviamente avevo questi disturbi della concentrazione, di cui vi ho già detto, non capivo più quello che prima facevo benissimo. In breve tempo quindi fui costretto a non uscire più di casa, fui ridotto a stare a casa, non ero più in grado di andare all'università, non potevo più uscire la mattina. E ho sviluppato anche questo sintomo, l'ho realizzato molto dopo, l'intolleranza all'ortostatismo, cioè una difficoltà a rimanere in piedi, ma anche seduti. Attualmente utilizzo dei farmaci per questo. E ovviamente questi sintomi mi resi conto che peggiorano quando si fanno degli sforzi, anche minimi. Io sono venuto qui con una settimana di anticipo perché per recuperare dal viaggio avrei avuto bisogno di tutto quel tempo e starò male dopo questa occasione. Questi sono i sintomi come li descrivo io. Quello è l'algoritmo diagnostico pubblicato dall'Institute of Medicine, è stato già citato, non mi dilungo. Vedete, sono messi in un ordine diverso, ma in realtà i sintomi coincidono. Quindi la mia presentazione personale è coerente con quella dell'Institute of Medicine. Io questo criterio lo apprezzo molto, lo trovo molto utile, forse il migliore di tutti, quelli mai pubblicati. Ma quanto è grave questa malattia? Beh, io ho recuperato questo studio del 96 che usa una scala che è stata citata, la SF36, dove ci sono 36 domande, i pazienti rispondono liberamente e ci sono diverse scale. Io ho segnato la physical functioning e la vitality. Qui ci sono 3 malattie confrontate, la MHFS, l'insufficienza cardiaca e la sclerosi multipla. Se vedete la vitality, la CFS è quella che si trova peggio dell'insufficienza cardiaca, è più o meno simile alla sclerosi multipla, ma è più in basso. Attenzione, in queste scale più si va in basso e peggio è. Quindi più il valore è basso e peggio è. Nel funzionamento fisico la CFS è a livello della sclerosi multipla. Io avrei anche il puntatore, ma non lo uso perché tanto cioè, lo capite lo stesso. Quindi si parla di una malattia maggiore, non è un malessere. Questa è una patologia maggiore, è paragonabile alla sclerosi multipla, non penso che ci sia nulla di strano nel dirlo, ed è poco conosciuta. È come, ci possiamo fare un paragone zoologico, è come se oggi ci fosse un animale grande come un elefante ancora sconosciuto, ancora da scoprire. Questo è un elefante. Ma per me i sintomi peggiori sono stati i disturbi cognitivi. In realtà i disturbi cognitivi, se voi vedete là in fondo, in quel criterio, possono anche non esserci, cioè i pazienti potrebbero avere la malattia senza avere disturbi cognitivi, però devono avere l'intolleranza ortostatica. Però in realtà se ci sono, secondo me sono l'aspetto peggiore che distrugge maggiormente la vita. E io non userei le mie parole, ma userei quelle di questo neurologo norvegese che si chiama Sommerfeld, che adesso si sta occupando con Fluge e Mella della patologia, e lui dice che sostanzialmente la malattia sarebbe molto migliore se non ci fossero i disturbi cognitivi,
E come li descrive? Il problema è che solo tentare di usare il cervello porta all'incapacità di utilizzarlo, la mente rallenta oppure si blocca del tutto, a seconda della gravità. Io sottoscrivo pienamente questa definizione. Ora vi facciamo un test, vi coinvolgo. Qui abbiamo due disegni, quello a sinistra è molto diciamo curato, ci sono i colori, c'è una ricerca anatomica eccetera. In quella a destra invece, anche se il soggetto è lo stesso, è un nudo maschile di spalle, voi potete vedere che insomma è un po' rudimentale, i due emisomi non sono neanche tanto simmetrici, ma c'è un denominatore comune qui. Secondo voi qual è il denominatore fra questi due disegni? In realtà è l'autore. L'autore prima della malattia, l'autore dopo la malattia. Questo è per farvi capire quali sono i disturbi cognitivi, cosa perdiamo noi, perché questo autore era molto giovane quando si ammalò e di conseguenza noi abbiamo perso molto, non è mai guarito, non è mai tornato indietro e abbiamo perso molto di quello che avrebbe potuto fare. Questa perdita voi la dovete traslare in ambito cognitivo, relazionale, lavorativo, anche fisico, ovviamente, una perdita anche fisica di energia vitale. E l'autore sono io. Ora, il problema è come vi posso descrivere questi anni da quando io mi sono ammalato? Io mi sono ammalato nel 2001. In realtà è molto doloroso descriverlo, io non avrei modo di farlo, è molto imbarazzante. Ho cercato un'immagine per rappresentare questi anni, qualcosa che desse un'idea di quello che ho passato. L'immagine è questa. Questi sono stati gli anni che dovevano essere più produttivi della mia vita da tutti i punti di vista, professionale, lavorativo, familiare, eccetera, e questi sono stati. Ok, adesso però io, siccome abbiamo tempo e non posso finire qui, vi farò fare un turismo particolare che si chiama turismo sanitario, è una cosa che diciamo, un nome coniato dai pazienti. È un viaggio nella conoscenza della mia biologia e della conoscenza di questa patologia, perché a un certo punto diciamo che io ebbi la diagnosi dopo circa 11 anni, però quella per me fu un punto di inizio di scoperta, perché non mi rassegnavo ad avere una patologia incurabile, ero ingenuo, devo dire, ma volevo risolverla, curarla. E la mia malattia fu considerata priva di diciamo caratteristiche di alterazioni organiche per 11 anni, ma mi avevano fatto solo emocromi. Quando cominciammo a fare degli esami medici più approfonditi, le alterazioni abbondarono. E non ve le elenco tutte, questo adesso ne vediamo qualcuna. Una delle ultime cose che ho scoperto è l'intolleranza ortostatica, la tachicardia posturale ortostatica. Questa è una patologia che si trova nel 30% dei pazienti, MHFS, è facilissima da diagnosticare, se la diagnostica dei pazienti da sola non c'è bisogno di un medico. Basta diciamo misurare fare le misure cardiache con una macchinetta comune, da sdraiati e da in piedi, bisogna stare in piedi per 10 minuti. Se la frequenza cardiaca aumenta durante la fase in cui si è in ortostatismo di più di 30 battiti al minuto, allora si può fare la diagnosi, o in alternativa se si ha una frequenza cardiaca maggiore di 120. Quello lì è lo standing test di una paziente, non è il mio, ho messo quello perché è più vistoso, c'è una differenza di frequenza di 60, un salto di 60 battiti al minuto. Questa paziente fu indirizzata diciamo a cure psichiatriche, ma lesse il mio blog e pensò di avere la POTS, fece la misura e ha una POTS clamorosa e adesso è in cura da un immunologo. Dopo mi sono occupato di citochine, queste sono le citochine di 4 pazienti, io sarò sempre il P1, paziente 1 in tutte queste slide sarò sempre il P1 che voi vedete, ma io ho raccolto dati anche di altri pazienti che me li hanno forniti. Questi dati sono omogenei perché li abbiamo fatti tutti nello stesso laboratorio sono 4 pazienti, diverse citochine. Come vedete c'è un denominatore comune, un aumento di questa citochina, il TGF-beta-1, che sarebbe il nome per Transforming Growth Factor Beta-1, ed è il denominatore comune. Ma se noi andiamo a vedere in letteratura cosa succede? Succede che in realtà già altri studi avevano, diversi studi, ma non tutti, questo è un elenco di tutti gli studi che hanno misurato il TGF-beta,
nella MHFS, diversi studi avevano rilevato un'alterazione di questa citochina, in particolare un aumento, quindi in sostanza i nostri dati sono coerenti con quelli della letteratura. Perché è interessante il TGF beta 1? Ma perché in realtà è associato al linfoma non Hodgkin e la una forma di linfoma, e l'MHFS è un fattore di rischio per avere sviluppare il linfoma non Hodgkin più tardi, insomma in età avanzata. Questo c'è uno studio, e lì tra l'altro tutte le mie slide hanno un riferimento bibliografico, adesso io non mi dilungo, ma voi potete sempre andare a cercare insomma il riferimento. Ok, poi ho misurato le mie la funzione delle mie natural killer. Cosa sono le natural killer? Ma sono delle linfociti che fanno parte del sistema immunitario innato, che si occupano di uccidere le cellule che sono infettate da virus. Quindi è una parte del sistema immunitario molto importante, gli squali hanno solo quella parte lì del sistema immunitario e vivono benissimo. Nella CFS, nella MHFS, noi sappiamo da 16 studi che questa funzione, questa citotossicità è ridotta, quindi sono 16 studi che lo hanno dimostrato, e noi lo abbiamo trovato in questi 5, qui abbiamo 5 persone, questi sono degli, diciamo, 3 pazienti e 2 controlli sani, tutti fatti nello stesso laboratorio. Io ho raccolto i dati e li ho messi in questo grafico. La citotossicità viene misurata per concentrazioni crescenti delle natural killer rispetto alla cellula bersaglio, che è questa qui, è standard e si usa sempre quella. Come vedete, i controlli sani sono molto sopra, diciamo, i pazienti. In particolare questa paziente sembra avere un'attività delle natural killer veramente ridotta. Questa è una paziente che in realtà riferiva infezioni ricorrenti. Quindi penso che questa potrebbe essere, non si era trovato il motivo, questa forse potrebbe essere una giustificazione, non lo so. Ok, adesso poi mi sono occupato di metabolismo, ho cominciato a studiare il metabolismo. Questo è il ciclo di Krebs. Cos'è il ciclo di Krebs? Lo studiamo al liceo, quindi molti lo conoscono, è in realtà il centro delle nostre cellule ed è dove viene prodotta l'energia. In realtà l'energia non viene prodotta, viene trasferita dai legami chimici del glucosio ai legami chimici dell'ATP alla fine di questo ciclo. Questo ciclo, se non ci fosse questo ciclo, noi non ci potremmo muovere, non potremmo pensare, non potremmo vivere, perché mancherebbe energia. Come vedete qua, qui ho raccolto 3 studi in uno stesso grafico, questo l'ho fatto io, perché alcuni studi hanno ipotizzato un difetto in questo enzima chiave, il piruvato deidrogenasi, e hanno riportato che questi amminoacidi vengono consumati, cioè vengono inseriti nel ciclo e ossidati, forse al posto del glucosio. Ma il ciclo sembra non funzionare molto bene, perché secondo quest'altro studio qui vedete che questi metaboliti sono tutti ridotti, cioè i metaboliti intermedi del ciclo sono ridotti. Uno studio italiano ad opera del gruppo della Bazzichi invece aveva dimostrato un'iperespressione di questo enzima, la conitasi in italiano, che potrebbe essere diciamo una risposta come dire compensatoria. E io ho messo tutto insieme perché mi sembrava interessante, però a me interessa soprattutto il mio ciclo di Krebs. Quindi cosa ho fatto qui? Qui ho riportato, qui potete vedere degli amminoacidi, quello in rosso è lo studio norvegese che è stato il primo a studiare questi amminoacidi. Come vedete c'è un pattern di riduzione di questi amminoacidi, soprattutto nelle femmine. Nei maschi c'è un altro meccanismo, ma non abbiamo tempo. Dopodiché qui mi sono divertito, ho preso uno studio sulla depressione dove sono stati misurati quegli stessi amminoacidi. Come vedete, nella depressione, questo è un particolare tipo di depressione, si chiama depressione melancolica, quegli amminoacidi aumentano anziché diminuire, quindi le due patologie non solo non sono simili, ma sono addirittura diametralmente opposte da un punto di vista metabolico. Questo è molto interessante, non viene spesso evidenziato. Quelle sono le misure mie fatte in 2 laboratori diversi, in 2 circostanze diverse. Come vedete c'è un pattern di riduzione, uno schema di riduzione degli amminoacidi, anche se, appunto, essendo un maschio, in realtà è ridotta questo fenomeno. Però quello che vi voglio dire è che la depressione non si distingue solo per parametri metabolici, la possiamo distinguere dalla CFS in maniera molto più semplice, perché nella depressione non c'è la post-exertional malaise, non esiste, non è stata mai descritta, cioè non c'è questo fenomeno di affaticamento dopo sforzo. Inoltre nella depressione non c'è la POTS,
non c'è l'intolleranza ortostatica mai descritta nella depressione, e quindi questo vi permette già di differenziare le due patologie, ma soprattutto quello che vi permette di differenziarle è questa semplice domanda: se voi domandate a un paziente cosa fareste se voi foste curati domani, un paziente con la depressione, se ha depressione, dirà: ma tutto inutile, tutto privo di senso, perché questo è il nucleo della depressione. Una persona con la MCFS avrà un elenco enorme di cose da fare che non può fare a causa della patologia. E questa è la sofferenza del paziente, che può in alcuni casi indurre fenomeni di depressione reattiva che non hanno nulla a che vedere però con la depressione primaria descritta, diciamo, che è un'altra patologia, una cosa completamente diversa. Sono due cose diverse, non hanno nessun punto di contatto. Cosa vi volevo far vedere? Torniamo un attimo al ciclo di Krebs, perché adesso, allora, voi vedete che qui ci sono dei metaboliti intermedi che sono stati misurati e sono ridotti. Allora io mi sono chiesto: beh, ma i miei metaboliti intermedi, prima abbiamo visto gli amminoacidi sono ridotti e forse vengono utilizzati nel ciclo al posto del glucosio, ma cosa succede ai miei metaboliti intermedi? Beh, sono riuscito a misurarli insieme a quello di altri due pazienti. Tutti questi pazienti hanno almeno quattro metaboliti del ciclo di Krebs ridotti. In particolare, però, è interessante, questo è nelle urine, l'aconitato è due deviazioni standard sotto la media in tutti e tre i pazienti. Ecco, quindi in pratica abbiamo confermato questo dato di studi precedenti, però queste su urine, gli studi precedenti invece sono tutti su sangue. Comunque, diciamo, questo può dare uno scarto che non è ben chiaro, ma comunque è interessante comunque che si confermi questo dato. Ma questi due pazienti, il P1 e il P3, hanno anche fatto uno studio con un esame molto comune, l'esame spiroergometro con la bicicletta, dove vi mettono a pedalare con una resistenza crescente e fanno diverse misure su di voi, soprattutto di scambio di gas attraverso la bocca. E cosa abbiamo visto? Ma il paziente 1 ha qualcosa di molto interessante, perché in questo grafico, allora vi dico cos'è questo grafico. Questo grafico, abbiamo sull'asse delle X la potenza meccanica che il paziente eroga pedalando, sono io quel paziente, e nell'asse delle Y invece abbiamo il volume di ossigeno consumato per unità di tempo. Il volume di ossigeno consumato per unità di tempo è una misura indiretta della funzione respiratoria, ovvero della funzione mitocondriale, ovvero di quel ciclo di cui vi ho parlato prima, cioè del ciclo di Krebs. Questa funzione ha una pendenza che è inferiore a quella che si riscontra nelle persone sane. Cosa vuol dire? Che aumentando la potenza meccanica erogata, i mitocondri complessivamente non riescono a fornire un contributo energetico equivalente a quello normale, cioè è deficitario questo aspetto. Voi potrete dire: ma aspetta, un test della bicicletta, se tu non ti sforzi, è chiaro che il test viene negativo, cioè dà degli esiti negativi. In realtà questo test può essere controllato, nel senso che c'è un parametro che è questo qui. Se questo parametro è maggiore di 1,1, la persona si sta sforzando al suo massimo, e io ero ad 1,21, cioè ce la stavo mettendo tutta. Tra l'altro la bicicletta era il mio sport preferito. Questo invece, vi voglio far vedere, questo paziente, sempre io ovviamente, ha anche fatto una misura dell'attività mitocondriale direttamente sulle cellule del sangue periferico, sui globuli bianchi, e quello che risulta, secondo una modalità sperimentale descritta nel 2009, quello che risulta è che in effetti anche nei globuli bianchi, come nel test della bicicletta, l'attività mitocondriale è ridotta, e c'è quella, la glicolisi, che cerca di compensare. La glicolisi è la produzione anaerobica di energia che non richiede ossigeno, ma è altamente inefficiente, non è una cosa su cui si può contare molto. Quindi quello che vi voglio dire è che tutti questi dati sono coerenti con una disfunzione del ciclo di Krebs, e ce lo dicono i metaboliti, ce lo dicono il test della bicicletta, e ce lo dice anche questo studio direttamente sui globuli bianchi. Ma voi mi potreste chiedere: ok, ma questo difetto metabolico da dove viene? Non lo sappiamo, ovviamente qui nessuno lo sa, però io ho trovato uno studio sui topi che hanno esattamente lo stesso difetto metabolico descritto, adesso non entriamo nel dettaglio, descritto da Fluge e Mella recentemente, e hanno esattamente lo stesso difetto metabolico, ma questi topi sono stati iniettati con il virus dell'influenza A, e queste misure sono state fatte nei primi 7 giorni. Quindi un'ipotesi è che il sistema immunitario
stia producendo questi disfunzioni, questo shift metabolico, se vogliamo. Ora, questo è interessante, questo l'ha citato Linda, il Seahorse. Il Seahorse appunto ha trovato largo impiego recentemente, negli ultimi 2 anni credo, nella MHFS. Ecco, noi in Italia ne abbiamo 2, è un apparecchio costosissimo, è grande come una macchina del caffè, ma è costosissimo. Ne abbiamo 2, io ho contattato questi gruppi all'Università di Napoli e all'Università di Firenze, e loro sono disponibili a fare uno studio sulla MHFS. Sulle anomalie diciamo cerebrali ci sarebbe tantissimo da dire. Io vi voglio solo dire questo, che nell'emisfero destro Montoya, già citato dal professor Tirelli, ha trovato un'anomalia in un circuito della materia bianca. La materia bianca è la cavetteria del cervello, se vogliamo, e questa anomalia si trova nel fascicolo arcuato anteriore dell'emisfero destro. Ma voi ricordatevi solo l'emisfero destro. Questo è il mio emisfero destro, l'emisfero destro lo trovate a sinistra. Non so se si vede bene, ma in realtà c'è una, non so se lo vedete, qui c'è un aumento di una sostanza che è la colina. Ora, io questa è una risonanza magnetica spettroscopica, è una tecnica molto particolare che permette di misurare il livello di alcuni metaboliti nel tessuto vivente. È una tecnica molto avanzata, ma è disponibile negli ospedali. Quella sezione la vedete qui, questo sono il mio profilo. Io postulai, quando vidi questa, il medico non lo refertò, ma io pensai che fosse una lesione infiammatoria, perché studiai questa tecnologia e studiai la letteratura. Questa è un'immagine che recentemente è stata presentata da Jared Younger, che è un ricercatore sulla neuroinfiammazione, si occupa di neuroinfiammazione nella MHFS, propone questa come segno di neuroinfiammazione nella MHFS. Stessa tecnologia, stessa lesione, stessa posizione, grosso modo questa slice, questa fetta in realtà un po' più bassa, ma è la materia bianca sopraventricolare. Ovviamente è un'ipotesi che questa sia neuroinfiammazione, perché non lo possiamo dire con certezza, ma Younger sostiene di sì. Younger è dell'University of Alabama e at Birmingham ed è un ricercatore molto quotato attualmente sulla neuroinfiammazione. Allora, io mi sono occupato poi, per capire quale malattia avessi, anche del microbioma, della metagenomica. Metagenomica cosa vuol dire? Vuol dire fare la scansione dei geni degli organismi che ci vivono dentro. Perché? Perché in realtà nel nostro colon, solo nel colon, ci sono 10 alla 14 batteri. 10 alla 14 batteri vuol dire 100 trilioni di cellule, e noi abbiamo circa 50 trilioni di cellule. Cioè ci sono più cellule nel colon che nel nostro organismo, e ci sono circa 5 milioni di geni nel nostro intestino. Gli esseri umani hanno soltanto 23.000 geni, cioè abbiamo più geni nell'intestino di batteri che geni nel nostro DNA. Per cui ho pensato che ci potesse essere qualche segno del fatto che fossi malato. Non solo, ma ognuno di questi batteri che vi ho detto è abitato da un virus, un batteriofago, come si dice, che vive utilizzando la macchina metabolica del batterio per vivere. Quindi c'è una quantità di geni spaventosa tra virus e batteri, senza contare funghi ed altri organismi. Cosa ho trovato? Ma ho trovato una grande quantità di alterazioni, non abbiamo tempo di vederle, qui le confronto con quelle pubblicate, ma la cosa più interessante è che questo rapporto Firmicutes bacteroides, che sono 2 fila di batteri intestinali, è ridotto, e si ha una riduzione della diversità delle specie, e questo è stato riscontrato nello studio, uno studio recente di Maureen Hanson, che è un'investigatrice che collabora con l'Open Medicine Foundation, ed è stato anche comunicato, diciamo, è stato uno dei risultati comunicati sullo studio dei pazienti severi dell'Open Medicine Foundation, tra l'altro. Quindi in qualche modo si ritrova anche questo dato. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma non abbiamo tempo. Poi mi sono occupato di genomica. Allora, io ho pensato, ma se io avessi una malattia genetica rara non diagnosticata, beh, come si fa a scoprirlo? Beh, oggi come oggi, voi dovete sapere che potete fare la scansione di tutto il vostro patrimonio genetico al prezzo di una visita specialistica, anche meno certe volte. E in particolare io mi sono concentrato non sul genoma, ma sull'esoma, che è la parte del genoma che codifica, diciamo, per le proteine. Sono 20.000 geni e sono 30 milioni di coppie di basi, l'1% di tutto il DNA. L'esoma attualmente è utilizzato e permette di abbreviare i tempi di diagnosi per le malattie genetiche rare, permette di scoprire nuove malattie genetiche. Io l'ho usato su me stesso. Questa è una curiosità: quanto spazio occupa secondo voi il progetto di un essere umano tradotto in bit? Occupa 1,5 GB.
è inquietante, è lo spazio di un film, c'è cioè il progetto di un essere umano. Ok, io ho usato questi software per l'analisi del mio materiale genetico. Il materiale genetico si dà della saliva, viene sequenziato e ti mandano un file di diversi megabyte a casa e te lo sequenzi tu, e cioè te lo studi tu. Io ho usato questi software, che sono software professionali, e cosa ho trovato? Questo non sono io, un'altra paziente, molto interessante. Non ho trovato nessuna malattia genetica nota. Cioè, in qualche modo la diagnosi era corretta, nel senso che non c'era stato, non era stata, non era... Non, i medici non avevano mancato una diagnosi, nessuna patologia genetica donna, ma allora la paziente 2, che non sono io, è portatrice sana di una malattia mitocondriale. Portatrice sana di una malattia mitocondriale, ha un difetto nella beta-ossidazione, che è un circuito parallelo a quello del ciclo di Krebs, però si innesta poi lì. Non solo, e qui pensavamo di aver scoperto qualcosa, la paziente 2 ha un enzima che funziona al 10% del normale, pensavamo di aver scoperto la sua patologia, in realtà questo genotipo, dopo diverso studio, ho scoperto che apparteneva a persone sane. Questo genotipo è portato da 4 europei su 1000, sono perfettamente sani, non c'era nessuna patologia. Il paziente 1, questo sono io, abbiamo trovato un enzima disfunzionale, il CPN1, che è stato descritto in un solo caso in letteratura, sono fortunato, però una riduzione minima di funzione, devo dire. Però la cosa interessante è questo enzima serve a, diciamo, a inattivare dei pezzi del complemento. Il sistema del complemento è un pezzo del sistema immunitario innato, e in particolare il C4A, ma il C4A aumenta nei pazienti in maniera insolita dopo esercizio, non si sa bene perché, è stato dimostrato questo. Io mi chiedo se magari non ci sia un qualche legame. Allora sono tornato a vedere il gene, lo stesso gene della paziente 2 che non aveva quella variante, ho trovato 2 varianti rare, non ancora studiate, che potrebbero essere studiate. Questo è, ovviamente non dico che è solo uno spunto di ricerca. Questo è interessante. Un medico genetista mi ipotizzò che avessi la malattia di Fabry, che è una delle malattie che può avere una qualche sovrapponibilità con l'MHFS, e mi disse che avrei fatto l'esame del sangue, in 6 mesi mi avrebbe dato il risultato. Io sono andato a casa, ho inserito le soma nel mio computer di casa, in 15 minuti ho scoperto che non avevo la malattia di Fabry, gliel'ho detto, lui 6 mesi dopo me l'ha confermato. Gentilmente mi ha mandato a casa i risultati. A un certo punto ho iniziato il mio progetto di ricerca, perché insomma non si trovava una soluzione, questi sono 2 pannelli, un pannello infettivo, questo qui, e un pannello autoimmune. Non mi chiedete come sono riuscito a farli, perché non posso dire. Nel pannello infettivo venne fuori un'esposizione a Borrelia burgdorferi, nel pannello autoimmune è tutto negativo, tranne gli anticorpi contro un enzima della glicolisi che si trova nel cervello, la gamma enolasi. Allora la domanda fu: ma c'è un legame fra queste 2 cose? Ora vi dico un attimo, la malattia di Lyme è appunto quel batterio che vi ho detto, è l'agente eziologico della malattia di Lyme, una malattia batterica trasmessa da Ixodes, che è quello, in realtà non è un insetto ma appartiene agli aracnidi, a otto gambe, e diciamo questa malattia si cura con gli antibiotici, però in alcuni casi non diventa cronica e non si sa il motivo, potrebbe essere una persistenza batterica oppure una disfunzione immunitaria. Allora io cercai di legare le 2 cose. Questo adesso vado molto più veloce. L'enolasi è un enzima, appunto, io avevo scoperto di avere questi anticorpi contro l'enolasi, ma l'enolasi si trova anche nei batteri ed è una molecola altamente conservata, evolutivamente conservata. Per il 50% è comune tra gli esseri umani e i batteri, è una cosa eccezionale, tra l'altro sono casi rari, diciamo. E mi chiesi se un anticorpo prodotto contro l'enolasi di Borrelia potesse in qualche modo unirsi, attaccarsi, legarsi all'enolasi umana. Questo mi ha indotto a fare una ricerca dove in qualche modo ho recuperato il linguaggio matematico che avevo perso, perché mi sono imbattuto in questo studio interessante della somiglianza fra le proteine, che non vi posso illustrare, ma è uno studio iniziato negli anni 70 da questa persona qui, Margaret Dioff, e in pratica questo studio mi ha portato a costruire un software. Queste sono alcune applicazioni. Questo è interessante. Questa matrice era diciamo un primo tentativo di applicare l'algoritmo a mano. Qui ero ricoverato a Trieste in ospedale per delle cure,
che tra l'altro stavano funzionando all'epoca, che poi mi sono state tolte, e questa è stata, diciamo, il primo allineamento fatto a mano. Poi questo l'ho fatto fare al computer, questo è un altro output del programma, l'ho messo perché fa scena. E comunque sono finito per scrivere questo programma di 600 linee di codice, che ha delle caratteristiche identiche rispetto a quelli professionali attualmente in uso nel mondo da parte di chi si occupa di questo, che sono L-Align ed Emboss Needle, che sono quelli usati per chi si occupa di questo argomento. E questa è un'applicazione ancora più sofisticata, perché poi quel programma l'ho messo dentro un altro programma per studiare il confronto fra proteine. Questi sono gli output, il programma produce una serie di grafici, ma quello che ci interessa è che alla fine il programma dimostra che l'enolasi umana, la gamma enolasi umana, ha una regione, questa qui, che è cross reattiva con questa regione di Borrelia burgdorferi. Questo studio, diciamo, poi è stato anche pubblicato con l'Università di Trieste, perché devo dire che appunto queste due persone, la professoressa Bonin e il professor Trevis, mi hanno appoggiato in questa mia ricerca, e alla fine siamo venuti fuori con uno studio che tra l'altro fu incluso come diciamo i punti, lo studio tra i tre studi salienti del numero in cui fu pubblicato. Ora, gli anticorpi antienolasi secondo me sarebbero da studiare nella MHFS, sono stati riscontrati in molte patologie autoimmuni, però io penso che ci sia spazio per studiarli anche nella MHFS, qui non mi dilungo, sono cose che non ho tempo di dirvi. Perché vanno studiati nella MHFS? Perché intanto è una forma di autoimmunità molto comune che potremmo trovare nella MHFS, e inoltre perché l'enolasi è esposta da numerosi batteri, si trova sulla superficie di molti batteri, ad esempio i batteri intestinali. E noi sappiamo che nella MHFS c'è una risposta immunitaria anomala contro i batteri intestinali, quindi sarebbe interessante vedere se ci sono anticorpi contro le enolasi in questa patologia. Ecco, poi ho applicato questo stesso software a dei dati pubblicati sulla MHFS. In realtà è stato già accennato questo fatto: nei pazienti, noi abbiamo MHFS, circa un 30% dei pazienti presenta anticorpi contro i recettori muscarinici dell'acetilcolina e contro i recettori beta adrenergici. Questi sono due studi che in qualche modo si confermano vicendevolmente, uno del 2003 e uno del 2016, e io ho cominciato a interessarmi a questi anticorpi qua, e ho provato ad applicare il mio software per vedere cosa venisse fuori. Perché è interessante? Perché noi sappiamo che ci sono anticorpi contro questi recettori, però non sappiamo dove questi anticorpi vanno a colpire il recettore, perché se questi anticorpi fossero contro una parte nascosta del recettore, il recettore è una molecola che si trova sulla membrana cellulare, ma in gran parte è nascosta, è come un iceberg, ha solo una parte che esce, l'anticorpo diventa patologico solo quando colpisce quella parte del recettore. Ma noi non sappiamo se in questi pazienti gli anticorpi colpiscono la parte esterna del recettore. Io l'ho provato a studiare questo fenomeno con il mio programma. Ah, tra l'altro, quei risultati sono stati confermati. Questi sono degli screenshot del precedente convegno dell'Institute of Medicine, dell'Open Medicine Foundation. Quei dati che vi ho fatto vedere prima sono stati già confermati da due gruppi indipendenti, che non hanno ancora pubblicato però, e quindi comunque il dato è sicuramente interessante. Ma io ho applicato il mio programma, questi sono sempre gli output del programma, i grafici eccetera eccetera, che non ci interessano, e ho scoperto che a quanto pare la risposta immunitaria dei pazienti è proprio contro la parte superficiale di questi anticorpi. Questi sono l'M4 e l'M3, gli anticorpi si legano alle parti gialle, che sono detti loop in inglese o anelli in italiano, e la cosa interessante è che questi anticorpi contro queste regioni di questi recettori sono stati riscontrati nell'ipotensione ortostatica. L'ipotensione ortostatica è una forma di intolleranza ortostatica gemella, fratella della POTS, c'è un legame fra le due che non è ben noto. Questi anticorpi generano comunque disfunzioni appunto cardiache. Quindi questo è un dato interessante, andrebbe confermato, ovviamente questa è una previsione diciamo computazionale, va confermata con dati empirici, cioè non ci si può diciamo esimere da fare gli esperimenti, è solo una previsione. Questi sono gli studi a cui ho partecipato come paziente.
a cui ho donato ad esempio del sangue, a cui ho donato i dati, perché io l'esoma non l'ho tenuto per me, l'ho donato alla ricerca, l'ho pagato ma l'ho donato alla ricerca. Ho dato anche molto sangue, ci sono 3 studi in Italia e 3 studi negli Stati Uniti. Ora però vorrei farvi vedere una cosa. Questo è il teorema di cui vi dicevo prima, quello su cui mi sono fermato tanti anni fa, il teorema di Eulero. Questa è la mia dimostrazione, io ci sono tornato 10 anni dopo su quel teorema e questo e l'ho dimostrato a modo mio, e questo per dimostrarvi che i pazienti non si arrendono mai, tornano sempre, ricominciano sempre da capo, sono molto molto ostinati. E mi piace anche citare Seneca, io amo molto questo autore. Questa citazione, qui Seneca si rivolge a Lucilio, questa è una delle lettere morali di Seneca a Lucilio, e Seneca dice a Lucilio: guarda, qualunque sia il valore dei miei libri, tu leggili con la persuasione che in essi io cerco la verità, ma non l'ho trovata, eppure continuo a cercarla con ostinazione. Perché mi piace questa citazione? Perché Seneca all'epoca era una persona importantissima, era sia un letterato che uno scienziato, ma era anche molto umile, non aveva dogmi, sapeva di non avere la verità, se qualcuno ci può cogliere un parallelo socratico, e quindi io amo molto questo tipo di questa citazione. E io direi che questi pazienti meritino un monumento per tutto quello che hanno sofferto, per quello che hanno patito, non solo a causa della malattia, ma a causa delle persone che non credono, che non gli credono, gli hanno creduti, dai medici alle altre persone, anche i parenti in alcuni casi. E io sto lavorando anche a un monumento, queste sono delle idee per un monumento per questi pazienti. Questa è una nota scherzosa, diciamo. E ovviamente io vorrei, in questo percorso che avete visto, che ho dovuto abbreviare molto, non l'ho fatto da solo, io non avrei potuto fare niente, io vivo in casa, non mi muovo dalla mia casa, prevalentemente vivo a letto. Tutto questo percorso, i dati raccolti e molto di più, è stato fatto grazie a queste persone: Margherita Bitetti, Francesco Cossetti, Maria Nucci, la professoressa Bonini, il professor Trevisan, Giada Ross, che mi ha aiutato spesso, Daniela Cossetti, Marisa Cossetti, Donata Rotondo, Loredana, Fernando, Marina e Chiara Scarpellini. Ecco, io ho concluso.